Buonasera di nuovo e benvenuti ancora alla Gaetana 2017. E direi di chiamare qui davanti colui che ha fortemente voluto per la seconda volta questa edizione di successo della festa di Padova e di tutto il Veneto. Signori, Andrea Ostellari. Ciao Padova. Buonasera Andrea. Ciao Chantal. Come stai? Bene, tu? Bene. Bene, bentornata anche a Chantal. Facciamo allora un grande applauso anche a lei, grazie. Grazie. Intanto spostiamo anche le nostre sedie qui e direi di cominciare a chiamare il primo ospite della serata, Alfio Crancic. Il vignettista controcorrente, il vignettista più amato dalle testate ribelli, il vignettista del dissenso ma della verità. Beh, tutte le attese, diciamo, sono proficue. Che ne dici, Andrea? Assolutamente sì. Poi quest'anno, questa edizione, eccolo. Buonasera, Alfio. Un grande applauso. Grazie di essere ritornato qui con noi. A dilettarci con la tua arte. Allora, cosa ci dici quest'anno? Direi che innanzitutto sono felicissimo di essere qui per il secondo anno. Sono felicissimo di essere a Padova, sono felicissimo di essere in Veneto, perché nonostante la mia calata o cadenza toscana, io sono istriano doc e come istriano come immagine principale il leone di San Marco, per cui mi sento a casa in certo senso. L'anno com'è andato? L'anno va bene, nel senso da un punto di vista satirico, da un punto di vista naturalmente di quella che è la politica, l'economia eccetera, sicuramente no, ma mi danno questo governo, questa sinistra mi dà talmente tanti spunti che credo di essere rimasto l'unico che ancora fa satira, perché la satira è sempre vista come qualcosa di sinistra, no? Ma oramai non credo, non sanno più cosa fare, perché sono talmente impelagati nelle loro magagne eccetera, non riescono più ad avere idee, creatività eccetera, mentre invece chi è all'opposizione e lotta contro questo sistema qui ha per forza un sacco di idee da esprimere. Bene, allora noi ti ringraziamo e questa è la tua postazione di questa sera. Ovviamente poi Alfio ci intratterrà anche con qualche vignetta delle sue. Un onore le vignette in diretta del grande Alfio Crancic. Prego, accomodati pure. E adesso Andrea, è il momento di lanciare un video emozionale, che ne dici? Un video che riguarda l'identità del territorio, riguarda la storia, ma soprattutto il nostro futuro. E allora lanciamolo. Thank you.
Beh, che dite? Un bellissimo video che rappresenta che cos'è il Veneto. E insieme quindi a noi adesso vorremmo chiamare, adesso so che sono dietro al backstage, Gian Antonio Darè, Paolo Franco, Roberto Marcato. E se nel frattempo è arrivato anche ovviamente Lorenzo Fontana, che chiediamo entrino sul palco. Chiediamo ai nostri ospiti di salire sul palco per illustrarci le ragioni profonde del referendum che cambierà la nostra storia e il nostro futuro. Che ne dici, Andrea? Sei orgoglioso di appartenere a questa terra così identitaria? Beh, Chantal, qui noi in Veneto stiamo lavorando, qui in Veneto ci stiamo impegnando. Questa occasione del 22 di ottobre è storica e quindi stiamo facendo tutto quello che è nelle nostre forze per cercare di portare a casa questo risultato. In attesa quindi, ovviamente questo è il momento iniziale della nostra festa, Alfio Krančić inizia. Hai già un'idea? Benissimo. Il 22 allora... ottobre sarà quindi un riscatto dalla schiavitù del Regno d'Italia imposta da 150 anni con propaganda garibaldina, senza mai ricordare la distruzione che essa comportò. Bene, allora un grande applauso al nostro segretario nazionale Gian Antonio Darè. Buonasera Tony. Ma con lui abbiamo subito Paolo Franco. Buonasera Paolo Franco, ex senatore della Lega Nord e presidente del comitato per il sì al referendum. E poi che abbiamo ancora qui dietro? Si stanno preparando, bene, però io direi che intanto possiamo iniziare. Abbiamo Roberto Marcato, consigliere regionale della Regione Veneto. Ciao Roberto. Buonasera Roberto. Bene, Paolo Franco, hai questo onore, questo onere, stai girando per tutto il Veneto, hai avuto la responsabilità insomma di dirigere, di portare avanti questo comitato. Dici tu due parole, so che oggi hai avuto anche un'importante iniziativa anche con il nostro presidente, ma sentiamo da te due parole su questo referendum. Grazie. Sapete qual è la cosa più bella di questa fatica, ma anche di questa soddisfazione di lavorare per il Veneto, per la nostra gente? Quella di incontrarvi, di incontrare tantissime persone nei gazebo, per strada, sui social, con i quali scambiare questo grande sogno. Forse questa società moderna che un po' ci ha, e la politica che ci ha disilluso, che oramai ci ha fatto credere che le cose non possano cambiare, che debbano andare sempre nella stessa maniera, pian piano, insieme a tanti altri amici in Europa, quindi oltre ai lombardi, anche i catalani, gli scozzesi, cioè tutti i popoli di questa Europa che sono nel nostro cuore, sono nelle nostre strade quando ci incontriamo e diciamo vogliamo che il Veneto sia autonomo. Bene, questo è quello che troveremo nella scheda elettorale, una maggiore attribuzione di competenze alla nostra regione. Ma c'è molto di più dietro. C'è la voglia dei popoli di riprendersi in mano il proprio destino, che non sia quello di uno Stato che diventa padrone delle nostre terre, ad esempio con lo Ius Soli, dando la cittadinanza a persone solamente per il fatto che sono nate in quel territorio e non e indipendentemente dal fatto che facciano parte del popolo che abita quel territorio. È una grande battaglia la nostra, non siamo soli. Anche chi
nelle nostre città, nei nostri paesi è dubbioso, ma cosa serve? Invece noi dobbiamo continuare nelle ultime settimane una campagna elettorale. Se qua dentro siamo in 1000, dobbiamo pensare che fuori, domani, nei prossimi giorni, ciascuno di noi deve convincere 5, 10, 100 persone ad andare a votare, perché questo è l'obiettivo e lo scopo che abbiamo. Veniva detto poco fa con Chantal e i suoi ospiti che questa è un'occasione, il 22 ottobre non è tanto una data casuale, ma è una data che ricorda il fantomatico referendum di 151 anni fa. Non ci sono altre occasioni o altri treni che passano. Se non cogliamo questo per diventare artefici del nostro destino, non avremo altre occasioni. Ma ricordiamoci, l'Europa del futuro non sarà l'Europa degli stati, della finanza, dei Draghi e di tutti quelli che vedono i cittadini come dei produttori di lavoro e di risparmio da trafugare. Sarà l'Europa dei popoli, delle nostre tradizioni. È l'unica Europa in cui crediamo. Il motivo per cui questa Europa sta fallendo, questo Stato, gli Stati stanno fallendo è proprio questo, perché hanno cercato di dimenticare i popoli. Il 22 ottobre è la riscossa del Veneto, è la riscossa dei popoli. Quindi io vi auguro e vi invito di fare nella domenica del 22 ottobre il vostro dovere e di portare con voi tantissime persone, perché il Veneto deve dire forte e chiaro qual è la scelta che fa per il proprio futuro. Grazie mille e buona serata a tutti. Grazie a te Paolo Franco, grazie. Roberto Marcato, consigliere regionale della Regione Veneto, quali le regioni a parer tuo per votare sì e riprendersi in mano il proprio futuro? Beh, buonasera a tutti. Intanto credo che se dobbiamo darvi dei motivi per andare a votare il 22 ottobre e votare sì, o fra di voi non ci sono veneti o c'è qualche rincoglionio, non ci sono altre motivazioni. Io con voi volevo fare una cosa. Molti anni fa è nato questo movimento, la Lega Nord, perché avevamo dei valori straordinari, valori di libertà, di democrazia, di territorio, di autodeterminazione dei popoli, di autonomia, di indipendenza. Io vi chiedo una cosa importante. Domenica c'è un voto straordinario in Catalogna e c'è uno Stato che non vuole lasciare che un popolo si possa esprimere. Facciamo arrivare ai fratelli catalani il nostro calore con un applauso enorme, fragoroso, sentito e appassionato. Grazie di cuore. I catalani devono votare. Grazie. Grazie Roberto Marcato. E adesso lasciamo la parola al nostro segretario nazionale, Gian Antonio Darè, che torna alla Gaetana per la seconda volta. Ci ha portato anche un bel libro che in qualche modo racconta la storia della Gaetana a Padova e quindi ci ha permesso anche così un piccolo regalo proprio da un trevigiano che ovviamente amante della storia veneta, della nostra cultura e che quindi qui a Padova ritorna per questa festa che si chiama così perché abbiamo voluto che Gaetana fosse il simbolo di chi? Di quelli che sono oppressi, di quelli che sono vessati da questo Stato che non ci è amico e che anzi ci è nemico. E allora Gian Antonio, abbiamo un'opportunità il 22 di ottobre, che cosa dobbiamo fare? Beh, intanto un buonasera e un grazie e complimenti per questa manifestazione. Grazie a chi ha lavorato, perché effettivamente è una manifestazione diversa, naturalmente con il sì del referendum del 22. E colgo l'occasione, essendo anche il presidente del comitato, di ringraziare quegli imprenditori che in maniera del tutto anonima stanno aiutando
con economie importanti questo referendum degli sì. Vuol dire che questo è un referendum che viene sentito non tanto dalla Lega, ma dal Veneto, dai veneti, da chi in Veneto ci lavora, da chi in Veneto ci è arrivato magari da altre regioni e ha capito quella che è la nostra mentalità. La mentalità di votare sì per dare delle risposte a quelle che sono le nostre industrie, quelle che sono le nostre imprese, quella che è la nostra regione del Veneto con quella sanità straordinaria. Allora quel sì va in quella direzione, va nella direzione di dare e creare un posto di lavoro per i nostri giovani, a chi magari con una laurea in tasca non trova uno sbocco nel mondo del lavoro ed è mortificato per questo. Noi non dobbiamo mortificare i nostri giovani, noi li dobbiamo valorizzare, soprattutto dopo aver studiato, ma soprattutto dobbiamo dare un futuro, perché dare un futuro a loro vuol dire dare un futuro al Veneto, alle nostre imprese, ma con questo aiutiamo anche questa nazione che si chiama Italia e deve capire che l'autonomia e i soldi che si producono in Veneto devono rimanere nel Veneto, perché le nostre imprese devono essere concorrenti con quelle che sono le grandi aspettative e soprattutto le dinamiche economiche che i nostri imprenditori a grande fatica combattono con gli altri. Quindi un grazie, convincete tutti ad andare a votare per il sì, perché quel voto al sì è un voto per il nostro futuro. Grazie. Grazie Tony Darè. No. Noi allora ringraziamo voi, grazie della partecipazione, ci vediamo ovviamente dopo. Ciao Tony, ciao. Grazie a Tony Darè, Paolo Franco e Roberto Marcato. Andrea, è giunto il momento di... Prima di lanciare però blocchiamo un attimo la regia, perché vogliamo ricordare a tutti i presenti che in questa edizione della Gaetana dal lato dell'entrata c'è anche una novità, che è quella del Dillo alla Gaetana. Chi tra di voi vuole esprimere un proprio pensiero sul futuro, sul passato, su quello che costituisce un problema, su quello che è un desiderio, insomma, che avete, fatelo, lì avete la possibilità di dire ciò che volete dire. Ringraziamo anche quelli che si sono prestati per questa iniziativa e poi già da domani magari possiamo fare qualche replica e magari mandare in onda qualche pezzo. E allora, regia, andiamo con l'RVM. Chiamiamo sul palco Massimo Bitoci. Grazie Massimo. Siamo ovviamente alla festa provinciale di Padova, ma siamo a Padova. E Massimo Bitoci era il sindaco di Padova, ma nel nostro cuore lo è ancora. Noi sappiamo che qui a Padova sono passati pochi mesi, ma abbiamo già visto quello che sta succedendo. Ma sentiamo da Massimo che cosa ci deve dire. Beh, intanto buonasera a tutti, grazie a tutti, vi vedo veramente numerosissimi. Io voglio fare un ringraziamento particolare ad Andrea e a tutto quanto il gruppo, lo staff che ha organizzato anche quest'anno. Fategli un grande applauso, che se lo meritano. Non è stata organizzata per anni la festa provinciale e dopo grazie Andrea, grazie al gruppo provinciale, insomma anche quest'anno una bellissima manifestazione, avete visto anche con un format
diverso che piace. Dopo ci saranno anche delle interviste molto importanti e noi siamo qui anch'io dopo un anno. È stato un anno, devo dire, molto intenso, anche molto difficile. Vi ricordate, lo scorso anno eravamo qui a parlare dei problemi che c'erano con i nostri alleati, con Forza Italia, e dopo poco tempo ci hanno fatto lo sgambetto. Uno sgambetto che però è costato caro non solo a me, diciamo, non solamente alla Lega Nord, ma soprattutto ai padovani, soprattutto a voi, perché questo è stato un tradimento che ha regalato alla città 9 mesi di campagna elettorale, che è stata veramente pesantissima, e io ringrazio e fate un applauso a tutti quei ragazzi di tutte le liste che per 9 mesi da soli, perché eravamo soli contro il sistema della massoneria padovana e quello degli interessi, non ci siamo mai piegati e non lo faremo neppure adesso. Quindi grazie per il lavoro, per 9 mesi di una grande campagna elettorale. Abbiamo rischiato di vincere, abbiamo perso di poco, avevamo tutti contro, tutto il centro-sinistra, perfino i centri sociali, va bene, diciamo francamente, anche chi non avrebbe dovuto entrare in questa campagna elettorale, ecco, non lo dico direttamente, ma avete già capito chi è entrato in questa campagna elettorale non doveva farlo. Abbiamo una componente importante del centrodestra, che avete visto le foto di tutti gli ex sindaci, adesso non ci sono i dinosauri della prima repubblica padovana che hanno appoggiato questa grande coalizione, hanno vinto per 1500 persone che hanno votato, 3000 voti di qua e di là, al secondo turno, dopo che noi avevamo raccolto il 41% al primo turno, che con un altro sistema elettorale ci avrebbe regalato la vittoria. Comunque non preoccupatevi, nel senso, avete già visto che insomma stiamo facendo un'opposizione, grazie ai consiglieri comunali, molto forte e molto dura. Non siamo abituati a mollare, va bene, abbiamo perso una battaglia ma vinceremo la guerra, ecco, diciamolo anche in Veneto. Questi qua ci danno argomenti tutti i giorni per fare opposizione. Se pensiamo al tema dell'ospedale, l'accordo di programma era già pronto e non è stato firmato. Se pensiamo al tema del tram in via Facciolati, in via Crescini, mercoledì prossimo faremo una riunione con tutti quanti i commercianti, stateci vicini, vogliamo fare un referendum, ma comunque noi continueremo a fare un'opposizione dura, senza sconti. Ci manca veramente pochissimo adesso. Passiamo al tema più importante della serata, direi che è quello del referendum. Mancano 20 giorni a uno dei momenti più importanti negli ultimi 30 anni della storia del Veneto. Io vi chiedo veramente, tutti voi che siete qui stasera e quelli che ci seguono in diretta e in televisione, impegniamoci in questi 20 giorni. Noi facciamo tutte le sere incontri, perché un'occasione di questo tipo non ci sarà mai più. E allora facciamo un grande applauso a Luca Zaia, ai consiglieri regionali che nel 2014 hanno avuto questo grande coraggio, anche alla luce di quello che sta succedendo nella vicina Spagna, in Catalogna, dove vogliono bloccare un referendum democratico. Quindi pensate anche che azione importante e come comincia un percorso. Adesso io sono sicuro che supereremo il quorum e che ci sarà una vittoria impressionante dei sì, e daremo un grande compito a Luca Zaia
che sarà quello di concordare maggiore autonomia per il Veneto, e non portiamo via niente a nessuno, perché queste se cose nostre, se schei nostri questi, non portiamo via niente a nessuno, che sia chiaro. E quindi mi raccomando, seguiteci, ognuno di noi ha un grande compito, un'occasione che non si ripeterà mai più, facciamolo per noi, facciamolo per i nostri figli, facciamolo per quei milioni di veneti che vivono in Argentina, in Venezuela, in giro per il mondo, e che hanno abbandonato il nostro territorio perché c'era la fame. Facciamolo per loro. Impegniamoci questi ultimi 20 giorni e sono sicuro che il risultato sarà eccezionale e che sarà come un buchino in una grande diga. In una grande diga, e porteremo l'autonomia non solamente in Veneto, ma in tutte le regioni d'Italia. Combattiamo perché il risultato è vicino. Grazie a tutti e buona serata. Viva la Lega! Viva la Lega! Viva Matteo Salvini! Grazie a tutti e ci vediamo presto, perché noi non molliamo, Non molliamo, anzi... Stateci vicini, perché questi quattro li mandiamo a casa fra un po', va bene? Primavera prossima li mandiamo a casa. Grazie. Grazie a Massimo Bitonci. Grazie Massimo Bitonci per aver reso meravigliosa Padova con la tua amministrazione, e speriamo che tu possa ritornare presto per renderla ancora splendente. Grazie. Grazie. E allora, nel frattempo, Chantal, mi dicono che è arrivato in autostrada, era un po' di corsa, ma dovrebbe essere nel backstage anche Lorenzo Fontana. Mi confermate questa cosa? Allora, se quindi rimaniamo un attimo in regia fermi. La suspense è sempre... Se ci mandate su anche Lorenzo Fontana, nel frattempo... Terminiamo questa prima parte degli interventi lanciando un attimino. Chantal, fai tu, che adesso io vado a vedere, arrivo subito. Essendo delegata io non posso far altro che invitare, ma ovviamente sapete tutti che il 22 ottobre si vota e sarà l'occasione per riprendere in mano ciò che l'Unità d'Italia ha tolto con la battaglia di Lissa del 1866, e poi lo stesso ottobre con il plebiscito farsa che, lo ricordiamo poiché non guasta mai, prevedeva addetti a manganellare coloro che, qualora avessero avuto l'idea di votare contro l'annessione al Regno d'Italia. Quindi un plebiscito forzato, un plebiscito farsa. Il 22 ottobre sarà l'occasione per riprendersi e dimostrare all'Europa, al mondo, quel che è stata la grandiosa Repubblica di San Marco, la Serenissima, che con Marcantonio Bragadin combatté e fermò i turchi a Lepanto con la Santa Coalizione nel 1571, e solo grazie alle navi della Serenissima che si poté ottenere la fermata dell'avanzata turca, altrimenti a quest'ora ci chiameremo tutti Mustafa. Che ne dice Andrea? Ebbene, e allora vediamo anche se la telecamera qui volante arriva. Alfio, nel frattempo, Crancic. Alfio Crancic ha già prodotto qualche cosa. Vediamo se arriva la telecamera, perché altrimenti il pubblico non vede. Eccolo. Arriva. È lo spettacolo, insomma, no? Sì, certo. Prego. Comunque sono due vignette dedicate al referendum. Allora, la prima è questa, il leone di San Marco che spicca al volo, e il titolo è Le ali della libertà, che si rifà a un celebre film. E poi sempre di carattere cinematografico, la seconda vignetta, su tutti gli schermi il capolavoro di tutti i tempi, Via col Veneto. Bene, grazie. Che sia un bel applauso. Un viatico per... Certo. E allora, a proposito di Veneto, a proposito di Stato, a proposito di studi, chiamiamo qui con noi
Paolo Zabeo. Un bel applauso, grazie a Paolo Zabeo. Buonasera Paolo Zabeo, presidente della CGA di Mestre. Abbiamo preparato questa poltroncina per te e io ti do anche questo microfono. Grazie, buonasera a tutti. Allora, intanto, facciamolo bello questo applauso, perché quello che fa l'ufficio studi, centro studi della CGA di Mestre, intanto è all'avanguardia, ci viene riconosciuto da tutti ed è uno strumento che in qualche modo noi abbiamo anche ammirato e abbiamo anche utilizzato anche per questo appuntamento del referendum per il 22 di ottobre. Ora, Paolo Zabeo, rispetto quindi al rapporto tra Regione e Stato, che cosa avete studiato, quali sono i risultati, quali sono le prospettive? Beh, cercherò innanzitutto di non annoiarvi, nel senso che parlare di dati, di numeri è sempre un po' faticoso e soprattutto per chi poi in qualche modo deve anche recepire certi messaggi. Però è indubbio che anche gli aspetti statistici ci consentono di dire, o meglio di spiegare, le ragioni per cui è importante che il Veneto conquisti una maggiore autonomia, anche dal punto di vista fiscale e economico ci saranno notevolissimi vantaggi. Adesso non so se ho l'ausilio anche di queste diapositive, sono una quindicina, molto veloci, le ho raggruppate in quattro gruppi. Il primo sarà il rapporto tra Veneto e lo Stato centrale, perché siamo penalizzati. Il secondo è lo sforzo fiscale, diciamo così, che il Veneto ha dovuto subire in questi anni di crisi economica. Il terzo, nonostante tutto questo, il Veneto, la regione Veneto continua a essere ancora la più virtuosa, la più efficiente, con un'amministrazione pubblica tra le migliori a livello d'Europa. E l'ultimo, perché l'autonomia è un vantaggio non solo per il Veneto, ma anche per tutta l'Italia. Quindi, partendo con la prima slide, la più importante è questa del residuo fiscale. Il residuo fiscale è l'indicatore forse più significativo. Che cos'è? È praticamente la differenza tra quanto i veneti ricevono dallo Stato centrale in termini di servizi, in termini di trasferimenti da parte dello Stato centrale, quindi da Roma. Quindi la differenza tra questi dati è quanto i veneti versano di tasse a livello sia locale che nazionale. Ebbene, come potete vedere da questa slide, dopo Lombardia e Emilia-Romagna, il Veneto nel 2015 presenta un residuo fiscale positivo di 15 miliardi e mezzo. Cosa vuol dire? Vuol dire che tutti i veneti, dai neonati agli ultracentenari, versano in solidarietà alle altre regioni d'Italia 15 miliardi e mezzo, che sono pari a 3.137 euro per ogni veneto. Quindi capite che questo è un dato estremamente significativo, ma ancor più lo è per la Lombardia, che supera i 52 miliardi, e l'Emilia Romagna, che ne ha quasi 19. E guarda caso sono le tre regioni, anche se con strade e percorsi diversi, Lombardia e Veneto con referendum, l'Emilia-Romagna attraverso una contrattazione diretta, chiedono più autonomia perché sono quelle più penalizzate, appare evidente. La seconda ci dice che mediamente nel 2015 ogni cittadino del nord ha ricevuto dallo Stato 3.000 euro, poco più di 3.000 euro. Al sud invece sono oltre 4.000 euro, quasi una differenza di 1.000 euro. Però le distanze si acuiscono quando guardiamo la situazione regione per regione. Ebbene, con la slide 4, eccola qua, voi potete notare che ogni veneto ha ricevuto 2.816 euro, ma nulla a che vedere con gli oltre 4.000 euro che ha ricevuto la Calabria, con i 3.900 della Basilicata e i 3.600 della Campania, via discorrendo. Questo è un dato sicuramente importante e significativo, ma che qualcuno potrebbe giustamente anche obiettare: beh, è chiaro che chi sostanzialmente più ricco riceve meno, chi è più in difficoltà riceve più dallo Stato. Questo è vero in linea teorica, però se noi andiamo a guardare cosa è successo almeno negli ultimi 20 anni, noi abbiamo sempre questa situazione: Veneto e le regioni del nord più penalizzate del sud, anche se le regioni del nord sono più virtuose, più efficienti, meno sprecone
E quindi, come un buon padre di famiglia che se avesse due figli, un figlio nord e un figlio sud, non è può continuare a sperperare soldi al figlio sud se poi questo sostanzialmente liscia l'acqua, ha le mani bucate e le butta via. Sostanzialmente, insomma, va rivisto il meccanismo, perché così non regge e non resta in piedi. Successivamente i dati pro capite, ma qui insomma sono le funzioni regionali, e vediamo insomma che il Veneto su tutte sostanzialmente ha un dato negativo rispetto alla media delle regioni a statuto ordinario. Complessivamente quindi noi perdiamo 626 euro pro capite rispetto alla media delle regioni a statuto ordinario, e la successiva invece ci spiega lo step successivo, cioè il capitolo secondo, ovvero lo sforzo fiscale che è stato chiamato a fare il Veneto in questi anni di crisi, come abbiamo visto, nonostante sia penalizzato nei rapporti tra Roma e Venezia. Ebbene, il Veneto ha subito dal 2011 al 2017 tagli ai trasferimenti per 520 milioni, a cui si aggiungono altri 450 milioni dovuti ai vincoli del patto di stabilità. Cioè, gli anni di crisi, in buona sostanza, noi abbiamo messo a posto i conti pubblici grazie soprattutto allo sforzo che è stato fatto dalle regioni del nord, in particolar modo del Veneto, nonostante questi tagli lineari, perché di tagli lineari si tratta, di tagli che hanno penalizzato indistintamente tutti, ma nello specifico hanno penalizzato chi ha gestito meglio e continua a gestire meglio la cosa pubblica, come la nostra regione. Successivamente voi vedete che praticamente i dati regionali ci dicono che il Veneto, dopo l'Emilia Romagna, è la regione che ha subito più tagli rispetto ai trasferimenti prima della crisi. E successivamente ancora possiamo dire, e passiamo quindi al terzo step successivo, che la nostra regione, nonostante abbiamo visto è la più penalizzata, è quella che è stata chiamata a fare lo sforzo più importante, adesso continua ad essere nonostante ciò la più virtuosa. La più virtuosa perché possiamo registrare su tutta una serie di dati statistici che abbiamo messo in linea, che abbiamo incrociato, che Veneto, Lombardia e Marche sono realtà praticamente che sanno gestire meglio la cosa pubblica, sanno funzionare meglio la macchina pubblica, è meno costosa, è più efficiente, ha meno dipendenti. Quindi voglio dire, siamo una realtà invidiabile da questo punto di vista, nonostante, diciamo così, le difficoltà che ci portiamo alle spalle. Successivamente c'è un'altra interessantissima ricerca fatta dal Sole 24 Ore che per due anni consecutivi posiziona al primo posto il Veneto per quanto riguarda la spesa, cioè la qualità della spesa. Noi spendiamo meno degli altri, spendiamo meglio, e i cittadini del Veneto vivono tra virgolette meglio delle regioni, delle altre realtà regionali. Ma soprattutto la cosa più importante che abbiamo potuto constatare è che se tutte le regioni d'Italia, se tutta la pubblica amministrazione nazionale avesse le stesse caratteristiche e le stesse specificità del Veneto, l'Italia nel suo complesso potrebbe risparmiare 33 miliardi di euro. 33 miliardi di euro sono due punti di PIL. Ripeto, se la pubblica amministrazione del nostro paese avesse le stesse caratteristiche che ha, le stesse specificità, gli stessi, diciamo così, livelli qualitativi della nostra pubblica amministrazione veneta, risparmierebbe 33 miliardi di euro. Basterebbe allora che ci copiassero, no? Sì, basterebbe. Ovviamente non è una cosa semplicissima, soprattutto se vediamo cosa succede nelle regioni del Mezzogiorno, però nella tabella successiva, la 11, eccola qua, 33 miliardi, ripeto, se tutta la pubblica amministrazione italiana si allinearsi agli standard qualitativi del Veneto, avremo due punti di PIL in più, si potrebbero azzerare per tutta Italia IRAP, TASI e addizionale comunale IRPEF. La pressione fiscale scenderebbe di due punti e praticamente il deficit, che tanto ci fa dannare quando andiamo in Europa, dal 2,3 passerebbe al meno 0,3, quindi praticamente saremmo in linea e potremmo essere, diciamo così, andare a testa alta in Europa e non temere nessuno. Gli ultimi dati poi ci dicono, spesso l'accusa che ci viene rivolta è che il Veneto è poco solidale, il Veneto è un po' egoista, pensa Ischei, da poco nei confronti degli altri. Non è assolutamente così. Vi dicevo all'inizio, quando parlavo di residuo fiscale, nel 2015 il Veneto ha dato in solidarietà
oltre 15 miliardi di euro al resto del paese, lo dà praticamente ogni anno da almeno 20 anni ed è l'unico arco temporale che si può misurare perché prima dati statistici non ce n'erano. Ma anche in tema di sanità il Veneto dà 1 miliardo di euro all'anno alle altre regioni, soprattutto a quelle più in difficoltà e che sono quelle praticamente del mezzogiorno. Mi avvio a chiudere ricordando l'ultimo aspetto che è forse il più significativo. Un'accusa che viene rivolta da chi crede poco in questi referendum, ma chi crede poco all'autonomia del Veneto, è che tutto sommato pensiamo alla nostra pancia, pensiamo al nostro orticello e ci interessa poco degli altri. In realtà non è così, non solo per le ragioni che vi ho spiegato poc'anzi, ma anche perché c'è un interessantissimo studio della Fondazione per la Sussidiarietà, che ha poco che fare, anzi nulla a che fare con la CGA, tanto meno col mondo, diciamo così, col mondo della Lega Nord, dei partiti, diciamo così, che in qualche modo storicamente hanno alimentato queste battaglie federaliste, e dicono che in termini di sussidiarietà verticale, che questo è un indicatore estremamente complesso che sostanzialmente ci dice il grado di autonomia, oggi noi vediamo che la classifica ci posiziona, ahimè, purtroppo negli ultimi gradini della classifica. Ultimi gradini della classifica ovviamente perché abbiamo una spesa da trasferimenti da spesa molto molto contenuta. Roma sostanzialmente ci guarda con sospetto e quindi ci aiuta sempre meno. E appunto questa Fondazione per la Sussidiarietà, ed è l'ultima slide che vi vado a leggere, dice che se questo indicatore aumentasse di 5 punti percentuali per quanto riguarda il Veneto, quindi maggiori funzioni, più autonomia e quindi più soldi, cioè se Roma ad esempio ci desse 3 miliardi poco più di quei 15 che noi regaliamo, 3 miliardi e poco più ce li ritornasse indietro, sostanzialmente il PIL della nostra regione aumenterebbe di quasi 600 milioni, cioè di quasi un punto percentuale. Voi capite benissimo che con questi anni di crisi e soprattutto con queste difficoltà che abbiamo vissuto, avere quasi un punto di PIL in più all'anno sarebbe manna per tutti noi, per chi amministra la regione, ma soprattutto per chi lavora, per chi fa impresa, perché potrebbe contare su maggiori servizi, maggiori contributi e quindi praticamente poter far crescere, distribuire ricchezza, creare posti di lavoro. Più autonomia, più risorse, più funzioni, più competenze, ma anche più responsabilità è federalismo fiscale, quello che almeno noi come CGA crediamo, e su questo insomma continueremo a fare le nostre battaglie, le nostre iniziative affinché il Veneto possa avere quell'autonomia che la renderebbe praticamente una delle regioni, già lo è, ma lo sarebbe ancora di più, leader a livello europeo. Chiudo ringraziandovi per l'invito, augurandovi buona campagna referendaria e soprattutto buon voto per il 22 ottobre. Grazie. Grazie a Paolo Zabeo, grazie per il lavoro che fate, grazie anche per il contributo che avete dato in questa occasione e nella nostra insomma festa provinciale. Quindi sappiamo che siete dalla parte giusta, nel senso siete dalla parte dei conti e di quelli che dovrebbero tornare. Siamo in Veneto, abbiamo visto anche dai loro studi cosa il Veneto sa fare e cosa sappiamo fare, quindi in bocca al lupo a noi, a voi e soprattutto per i nostri figli. Il 22 di ottobre noi sappiamo cosa dobbiamo votare, votiamo sì. Grazie. Grazie, grazie Paolo Zabeo e buona serata. E adesso, allora lì c'è ancora qualcuno in fila, vedo, per vero Chantal? Dimmi. Per il cibo. Assolutamente, devono. Anche perché poi questa è un momento insomma anche per parlare, discutere di politica, di dati, di referendum, di paese, ma è anche un momento per creare comunità e questo è quello che volevamo fare anche in questa Gaetana 2017. Convivialità. Adesso però direi che potremo subito chiamare, nel frattempo prendiamo anche l'altra sedia, chiamiamo il nostro ospite che poi lo utilizzeremo anche per condurre le successive interviste.
Facciamo un grande applauso a Paolo Del Debbio. Buonasera Paolo Del Debbio, grazie per essere qui con noi questa sera. Buonasera a tutti. Grazie, grazie. Ecco, Paolo Del Debbio, è la prima volta qui a Padova, alla Gaetana, in questa struttura. Questa è, come abbiamo detto prima, insomma, un evento un po', se vogliamo, anche che coniuga insomma un po' la comunità, la festa della Lega, ma anche il voler discutere anche dei nostri progetti e presentarli anche in maniera un po' diversa. Allora noi ringraziamo Paolo Del Debbio perché ci ha concesso la sua partecipazione e niente, noi adesso, guarda, le sedie sono qua. Io e Chantal lasciamo il campo a chi fa questo di professione. Di là c'è Alfio Crancis, che vedo che insomma si sta, ciao Alfio, si sta impegnando nel suo lavoro, e lasciamo a te il primo dei due ospiti di questa serata e della parte che condurrai tu. Grazie, grazie ancora. Grazie. Ciao, a dopo. Grazie. Grazie Paolo Del Debbio, a dopo. Grazie a tutti, grazie tante. Sono contento di essere qui. Per me essere alla Gaetana non è una novità, perché io di Gaetane, come sapete, nella mia trasmissione ce ne ho tante. La potrei anche chiamare Quinta Gaetana, la mia trasmissione, invece che Quinta Colonna, perché è, da quel che so della Gaetana, è rappresentante di gente comune, gente che non ha voce, e quindi io sono esperto a dar voce a chi voce non ce l'ha. E quindi sono contento di essere qui con la Lega, perché la Lega è un movimento che dà molta voce a cittadini comuni e a gente che la voce non ce l'ha. Allora, prima di intervistare il vostro governatore, vi faccio vedere un servizio su di lui e poi parliamo con lui di questo, di questa grande occasione che avete, che è il referendum. Prego. I veneti sanno che ormai è certo, il 22 ottobre 2017, dalle 7 del mattino alle 11 di sera, sarà a votare per il referendum per l'autonomia del Veneto. Questo referendum dei veneti, io non ho mai voluto intestarmi questo referendum. Ma cioè, lei è contrario? No, io sono per il sì e posso garantire che passerà il sì. 8 su 10 quelli che loro chiamano profughi sono immigrati economici che vengono qui a rubare posti di lavoro e opportunità ai nostri cittadini che non riescono a sbarcare lunario. Lo posso dire da Veneto, visto considerato che ho 175.000 disoccupati, che se c'è un posto di lavoro libero, prima voglio dare un veto e poi quelli che vengono dal resto del mondo, lo posso dire o no? Dalle 7 del mattino alle 11 di sera voglio vedere i seggi elettorali strapieni con le code. Eccoci qua, allora è con noi Luca Zaia. Ciao Luca. Grazie. Grazie. Va bene, sediamoci tutti. Grazie. Il riso si scuoce se avete il riso, mangiate. Allora Luca. Ma l'avete fatto, un bel applauso a Paolo Del Debbio. L'han fatto. Ma non sono io. No, sai qual è il problema? Sì. Che non è un problema. Sì. Che tu qui in Veneto sei una divinità. Ehi la Madonna. Sai che non esiste guardare Paolo Del Debbio in TV. Bene. Non guardare Paolo Del Debbio. Bene, bene.
Grazie, grazie molto, sono contento di essere qui. Devo dirti che non so se in sala avete... Quando esce il libricino, Luca? È in distribuzione in sala. Ecco, allora prendetelo questo libricino, le 100 domande dei Veneti a Luca Zaia, perché dimostra due cose questo libricino. Dimostra la prima, che la Lega ha una capacità di elaborare le cose, di esprimere concetti, di avere delle idee, cosa che spesso vi viene detto che non avete, vi viene detto che siete dei buzzurri, ok? Molti lo dicono, siccome qui è dimostrato che non è vero, allora questo libro va diffuso, perché si capisce che c'è dietro tanto ragionamento, tanto pensiero e tante idee per cambiare la politica e il paese, quindi va preso per questo motivo. Quindi compratelo e leggetelo. Non stava a me dirlo, ma siccome l'ho letto, me l'ha mandato Luca Zaia avanti ieri, me lo sono letto con attenzione e devo dire che è veramente una delle poche cose che scrivono in politica che si legge, e che si legge con giovamento, con frutto. Bene Luca, allora io ti volevo dire, la cosa che più mi ha colpito, diciamo, leggendo quello che avete scritto, se state zitti bene, se no faccio come a Quinta Colonna, scendo e dopo state zitti di sicuro, ok? Perché sono venuto da Milano, non è che mi sono qui, mi son bon ma non coglion. Bene, detto questo, vedete che parlo anche un po' di lingua. Se parli veneto. Allora, la cosa che mi ha colpito molto, a parte gli scherzi, è che tu ripeti tante volte questo fatto. Guardate che questo ha un significato, perché se vinciamo questo referendum, dice Zaia, possiamo cominciare un sistema di riforme, poi le diremo quali. Ma soprattutto ha il significato di far vedere che abbiamo una grande forza politica popolare dietro. Questo mi ha colpito molto, perché quindi c'è un significato, prima ancora che strutturale, politico di questo referendum qui. Sì, è così. Sì Paolo, è così. Ti devo dire che questa grande forza politica la potremmo paragonare al popolo in piazza a Barcellona. Il popolo in piazza a Barcellona sta alla questione catalana come il popolo alle urne in Veneto sta alla questione veneta. Se non ci fosse il popolo a Barcellona, Madrid avrebbe già vinto. Se non ci fossero i veneti in Veneto, Roma avrebbe già vinto. Anche perché quando poi sarà vinto il 22 ottobre il referendum, dopo ci comincia un periodo di trattativa. Quindi lì ora poi c'è Salvini, dopo sentiamo anche un po', perché se ci fosse un governo, diciamo, amico, dall'altra parte la trattativa sarebbe più facile. Ma, e questo vedremo, insomma. Ma la cosa che ti voglio chiedere da non veneto, ok? Ma da toscano che abita in Lombardia e che frequenta Roma, anche un po' troppo. La cosa che ti voglio chiedere è questa. Dal punto di vista proprio dei veneti, ok? Vincere questo referendum qui, per la vita quotidiana, voglio dire, ti faccio tre esempi che sono esempi. Un piccolo imprenditore o un artigiano, d'accordo? Una scuola o una persona che ha dell'invalidità e che o attualmente o un anziano non autosufficiente. Se queste tre categorie qui, se il referendum avesse la vittoria, cosa cambia nella loro vita quotidiana? Cioè migliora la vita con questo referendum? Questo è il punto. Cambia nella loro vita quotidiana, perché il giorno dopo aver vinto, e aver vinto anche di misura, diciamolo, perché non basta che vinca il sì, il primo risultato che sarà osservato da noi, ma osservato anche da tutti gli osservatori nazionali e internazionali, sarà l'affluenza alle urne,
perché un popolo che si definisce come popolo va a votare e si fa sentire. Quindi il giorno dopo inizia una trattativa, quindi queste categorie, quando porteremo a casa le competenze, fra parentesi, previste dalla Costituzione italiana, lo diciamo a tutti quei tromboni che vengono a dire che sono tutte fantasie, quando porteremo a casa le competenze, ovvio che l'approccio sarà diverso. Il lavoratore saprà, ad esempio, che la gestione del lavoro sarà totalmente regionale. Avrà un po' il modello, ad esempio, del Trentino Alto Adige, dove noi amiamo sempre dire vai in Trentino Alto Adige e funziona tutto. C'hanno i gerani sui balconi, passi il confine dal Veneto al Trentino, senti il tappo sull'asfalto e ti rendi conto che cambia il mondo. Ma non è che loro sono migliori, è che noi siamo trattati come colonia e periferia dell'impero. Quindi noi vogliamo uscire da questo status. Dall'altro, Paolo, per parlare di effetti evidenti, qualcuno magari ci dice ma voi alla fin fine portate a casa la gestione di cose che fanno altri, vabbè, vi portate a casa anche le risorse, ma cosa cambia? E cambia che dove gestiamo noi, pensate alla sanità, siamo tra i primi a livello internazionale e i primi a livello nazionale. Dove gestiscono loro in Veneto la scuola, dopo mesi dall'apertura delle scuole stanno ancora cercando di capire se arriveranno gli insegnanti per insegnare qualcosa ai nostri ragazzi. A proposito di insegnanti, Luca, una volta superato, vinto il referendum, dal punto di vista del reclutamento degli insegnanti, perché questo è un tema su cui io ti ho sentito dire tante volte, anche una volta in trasmissione da me, cioè il reclutamento, da dove li prenderete gli insegnanti per gli studenti veneti? Ma guarda, io penso che il modello, anche questa sera sono stato a un'inaugurazione alle 5 del pomeriggio, prima di andare all'assemblea dei giovani industriali, e mi ha avvicinato una coppia, ha detto guarda, io faccio due ragazzi giovani, lui mi ha detto io sono siciliano, lei anche, mia moglie, giovani sui 30 anni, io faccio l'avvocato a Siracusa e lei lavora all'agenzia delle entrate qui in Veneto. Non riusciamo più a vederci. Io penso che sia anche un fatto di rispetto pensare che ognuno debba lavorare a casa sua e non in giro per il mondo. E quindi penso anche, e sono convinto, ce lo dimostrano gli stati che noi definiamo fra virgolette moderni, dove il federalismo è reale, che le assunzioni debbano avvenire sul territorio. Non possiamo delegare ai TAR regionali il ricorso e assistere a questo cerimoniale di corte che il cittadino veneto vince il concorso magari a Roma, si fa il primo giorno di lavoro, poi fa ricorso, viene rimandato a casa. Penso che questo non funzioni così. Allora diciamo che se c'è un posto di lavoro libero, prima lo diamo a un veneto e poi a quelli che vengono da fuori. Chiarissimo. Ora, la differenza fra quanto date a Roma e quanto torna qua è notevole, no? Abbiamo sentito anche prima Paolo Zabeo della CGA di Mestre, a cui voglio ringraziare pubblicamente perché per il nostro lavoro di giornalismo la CGA di Mestre è una delle poche fonti certe che ci dà i dati da un certo punto di vista. E quindi ci va tutto il mio applauso e anche un ringraziamento vero. Se mi permetti, Paolo. Sì. Ad adiuvandum nei ringraziamenti, sì, voglio, sì, anche ricordare che CGA Mestre, semplicemente con una stretta di mano col sottoscritto, quando è iniziata questa grande avventura del referendum, ha accettato di fare gratis ben 25 o 30 studi dedicati per materie, ovvero autonomia del Veneto rispetto al centralismo romano. Quindi tutti i dati che vedete sono della CGA di Mestre, quindi grazie. Grazie tante. Allora, dicevo, il divario è ampio. Nel caso in cui si riuscisse a riportare dei soldi qua, questi soldi non sarebbero pochi. Quali sono, diciamo così, le priorità una volta riavuti indietro un po' di soldi? Quali sarebbero le tue priorità? Guarda, questa è una comunità di 5 milioni di abitanti, 600.000 imprese che ogni anno producono 150 miliardi di PIL. Noi abbiamo solo bisogno di volare, siamo pronti a volare, però
il fatto di avere sempre questo ufficio complicazioni affari semplici che è Roma, pensare che questi sono come le sanguisughe e sappiamo che non diamo risorse per aiutare qualcuno che non riesce a mangiare, ma ci dicono che gli sprechi a livello nazionale sono 30 miliardi di euro, che è un terzo dell'interesse sul debito pubblico, noi cosa che facciamo? Vogliamo portarci a casa le nostre tasse, che sono oggi in residuo fiscale 15 miliardi e mezzo. Dopodiché, oh, tanto per darvi una dimensione, noi gestiamo la regione con una spesa libera di 52 milioni di euro all'anno e mandiamo a loro 15 miliardi e mezzo di euro ogni anno. Io penso che dovremmo intervenire subito sulla creazione di lavoro, quindi i posti di lavoro, e questi li si crea ovviamente defiscalizzando, facendo in modo che le imprese abbiano meno costi per andare sul mercato. La tassazione media oggi qui in Veneto è del 68,5% contro una media europea del 46%. Quindi i nostri imprenditori sono degli eroi, perché quando alzano la serranda al mattino hanno 22 punti di tasse in più rispetto ai colleghi tedeschi, spagnoli, francesi. E quindi io penso che noi dobbiamo fare in modo di assolutamente di abbassare questo cuneo fiscale, questa pressione fiscale, creare occupazione, pensare alla disoccupazione dei nostri ragazzi e poi il sociale, tutto quello che è la partita di chi ha avuto meno fortuna nella vita che deve essere aiutato, pensa a tutto il tema dei non autosufficienti, i disabili o quant'altro. Ma sai, questo noi spicchiamo il volo, poi l'espressione di quello che accadrà sarà unica. Ora io leggo anche allora, ci sono, come i cittadini sanno ormai, i giudici di pace, no? Quelli che non occorre andare in tribunale ma si va, diciamo, a snellire molto le pratiche. Questa potrebbe essere una delle cose che va in capo alla regione e questo potrebbe avere un ruolo importantissimo anche per snellire questioni tra imprese, perché poi voglio dire, quando sorge una questione ci perdono dietro un anno, due anni e poi una baracca di quattrini soprattutto. Ma sì, guarda, i padri del federalismo dicevano e dicono sempre che il federalismo è centripeto, cioè unisce i paesi dal senso di unità, il centralismo è centrifugo, li disgrega, è esattamente quello che sta accadendo. Perché ti dico questo? Perché si capisce che in paesi dove il federalismo funziona e deleghi al territorio la gestione di gran parte della giustizia, fai in modo che le catene decisionali siano brevi e quindi ravvicinate, fai in modo che il cittadino abbia come interlocutore il suo vicino di casa e non che ti senti dire dal sindaco mi serve il timbro della provincia, quello della regione, quello dello Stato, poi litigano tra di loro e non va mai avanti nulla. Penso che questo sia il grande vantaggio. È un mondo nuovo per noi, però i veneti lo hanno coccolato per anni. Sai, qui siamo abituati a dire paroni a casa nostra, te lo dico in Veneto perché lo capisci, e basta Roma, lo diciamo a tutte le ore, no? Giusto? Vogliamo essere come Trento e Bolzano? Beh, l'opportunità è andare a votare quel 22 ottobre, Se non si va, l'alibi non ce l'ha nessuno di noi, perché questo non è il referendum della politica, è il referendum dei veneti. Soprattutto senti Luca, tu il Veneto lo conosci bene, sei governatore da qualche anno, insomma hai molta esperienza. Qual è il tuo sentimento, tu dovessi dire? Guarda, io penso che... Non ti chiedo ovviamente una profezia, ti chiedo un sentimento. No, la profezia, sai, potrei anche fartela, non l'ho mai voluto dare indicazioni sulle percentuali, perché come c'è scritto in quel libercolo o libricino o libro che stiamo diffondendo, che fra l'altro non è a pagamento, quindi... Fatevelo dare, perché sono 100 domande, come diceva Paolo Del Debbio, con 100 risposte molto brevi che danno un'idea di che cos'è l'idea del nostro referendum e cosa vogliamo fare. Quindi resta nero su bianco, così nessuno ha da dire ma io avevo capito un'altra roba, ma Zaia ne aveva detto un'altra. Io percentuali non ne do, perché in quel libercolo, nell'ultima pagina di copertina, c'è scritto: questo non è il referendum di Zaia, non è il referendum della politica, ma è il referendum dei veneti. So che ringrazio la politica perché fa campagna, c'è da dire che in Veneto un po' tutti i partiti sostengono il sì. Ringrazio il mio partito, la Lega, perché comunque ha dato vita a più comitati. Però è pur vero che oggi serve un passo a lato da parte di tutti.
i veneti ci debbono andare quel giorno. Quel giorno si vota dalle 7 del mattino alle 11 di sera. Chi non ci va non ha alibi. Chi non ci va non ha alibi. Quel giorno noi dobbiamo dimostrare di essere un popolo. Dobbiamo dimostrare che fino ad oggi non abbiamo scherzato quando abbiamo rivendicato questo referendum. A me spiace che ci sia qualche lazzarone, simpatico lazzarone, che faccia credere che sarà un referendum che faremo in qualche gazebo lungo le strade. Andrete a votare dove sempre andate a votare. Troverete un'urna, una cabina elettorale, una scheda, la matita copiativa, gli scrutatori, il presidente di seggio. Troverete i militari che si occuperanno dell'ordine pubblico ai seggi. Guardate che un'occasione storica così non passerà mai più. Quindi quello che dico io, sono convinto che i veneti... No, ma io sono convinto che i veneti non perderanno questa occasione. Però lanciamo questo progetto, adotta un veneto, adotta una veneta. Portiamo qualcuno a votare quel giorno. Perché l'affluenza alle urne, sai che noi siamo stati la regione che ha avuto la più grande affluenza alle urne per il referendum del 4 dicembre. L'affluenza alle urne sarà il significato della qualità di questo popolo. Ricordatevelo, non la vittoria del sì, ma in quanti saremo andati a votare. E poi naturalmente questo numero inciderà molto sulle possibilità di trattative a Roma, perché se votano in pochi il potere è poco, se votano in tanti alla fine è difficile... Non sentivo. Io devo dirvi una cosa, te la dico anche a te, con tutta franchezza. Io ripeto, sono toscano, vivo a Milano, vivo un po' a Roma. Stasera, qui, ora sentendo, avendo letto il libro e sentendo Zaia, capisco una cosa che non avevo capito prima. E cioè capisco la seguente cosa, che veramente il 22 di marzo si compie una storia di decenni del Veneto, cioè si compie, come? Hai detto 22 marzo. Che ho detto? 22 marzo. Che invece? Ottobre. Sì, 22 ottobre, ho detto 22 marzo, mi sono sbagliato. Ma tanto non è che andavate a votare il 22 marzo, no? Cioè... Siate buoni. Comunque, ho sbagliato, il 22 ottobre. Si compie una storia di tanti anni. Cioè ho capito che dietro a questa cosa qui c'è veramente una voglia di questo popolo qui di comandare a casa propria. Questo l'ho avverto stasera, ve lo dico con franchezza e te lo dico anche a te. Lo avverto perché anche per chi fa il mio mestiere... Se non va nei luoghi, se non ascolta le persone, in questo caso i veneti, non lo capisci che significato ha. Capite cosa voglio dire? Non lo puoi capire perché è troppo radicato in voi. E chi non ha avuto la vostra storia, che è una storia di appunto di ladrocinio di soldi da parte di altri, e lo capisce fino a un certo punto. Quindi mi fa piacere di avere capito bene di che si tratta. Ti volevo chiedere una cosa. Mi ha colpito moltissimo che nonostante che questa sia la prima sanità italiana, prima ho conosciuto l'assessore lì dietro, nonostante che sia la prima sanità italiana, tu dici ci mancano 1000 medici e 2000 infermieri. Cioè riuscite a essere lassù in cima con una mancanza così forte. Come avete fatto? Ma sai, col sistema veneto, che è quello di rimboccarsi le maniche, quindi voglio ringraziare tutti quelli che lavorano con me, che lavorano nella sanità, perché sai, qui una volta funzionava che quando ti curavano portavi un salame e un bottiglione di vino. E penso che sia un grande significato, no? Ringraziare colui che ti dà una mano. In Veneto funziona ancora così. In Veneto ancora la stretta di mano ha un valore. E penso che debbano essere ringraziati quelli che lavorano con noi. E poi abbiamo portato l'efficienza dell'essere impresa, di fare in modo che si cerchino fino in fondo le economie di scala, che si cerchi l'innovazione, gli investimenti. Capisci che questa è la delega che gestiamo noi,
vediamo le cose che gestisce Roma qui sul territorio e le guardiamo con imbarazzo perché sono gestite male. Non c'è l'amore poi per gestire le cose, no? Perché se sei a casa tua magari hai più cura di quello che sono gli arredi e il contesto della tua casa. Ho l'impressione che Roma non c'entri nulla con il nostro territorio. E più distanti se ne stanno, meglio è. Hai visto che carognata ci hanno fatto con la bandiera, per cui... Ho visto. No, ma a voi sembra normale... Scusate perché mi incazzo. Sembra normale che il governo, con tutti i problemi che ha, impugna la legge della Regione Veneto che prevede l'esposizione della bandiera? Ma vi sembra normale? È una vergogna. Non abbiamo scritto nella legge di togliere il tricolore, di togliere la bandiera europea. Abbiamo detto che le prefetture presenti in Veneto debbono far sventolare la nostra bandiera. Quanto meno, perché gli paghiamo lo stipendio con quella bandiera, che se lo ricordino. Senti Luca, questa regione purtroppo è stata tormentata da episodi non politici eccetera, ma naturali, qualche disastro naturale eccetera eccetera. Quindi in questa regione la protezione civile, che ha già fatto dei miracoli veri e propri, comunque diciamo anche per il futuro, se fosse in mano regionale in modo e con diciamo finanziamenti importanti, potrebbero essere evitate lungaggini che ci sono state non per colpa vostra ma per colpa di un certo centralismo. Questo è anche un campo importante, no? Assolutamente sì, pensate solo, grazie Paolo per questa domanda, che l'ufficio complicazioni affari semplici prevede che tu mandi i soldi delle tue tasse a Roma. A Roma se ne sputtanano una gran quota incazzate, poi qualcosa lo mettono da parte di un salvadanaio e danno vita a un fondo nazionale per la protezione civile. Ti arriva l'alluvione in Veneto, devi chiedere per favore a Roma che un po' di quel fondo, oltre a quelli che si sono sputtanati, del Fondo Nazionale della Protezione Civile, ti riconoscano per favore un po' di risorse per dare una mano alla tua gente. Uno dice scusa, ma ti pago lo stipendio, ti mantengo, ti mando anche i soldi, ma lascia stare, no, guarda, lo stipendio te lo pago comunque, ma le tasse me le tengo sul territorio e quindi il Fondo Nazionale della Protezione Civile si chiamerà Fondo Regionale della Protezione Civile. Questo volevo sapere. A proposito di fondi, poi ci avviamo alla conclusione, a proposito di fondi ce n'è un altro di fondo importante, che è quello per le disabilità. Allora lì, questo l'ho seguito personalmente, hanno fatto veramente man bassa, tant'è vero che quest'anno siamo arrivati al minimo storico, ok? Credo siamo sui 360, una roba del genere. Non era mai stato così. Allora, siccome le disabilità, non è che si scherza su una disabilità, disabilità, come tutti sanno, bisogna avere un rispetto per i disabili come si ha rispetto per un figlio che è meno dotato di un altro. Okay? Chi è padre o madre di famiglia lo sa. E un paese non si misura da come tratta quelli più forti, si misura il grado di civiltà da come tratta quelli più deboli. Siccome io so, lo so, perché mi sono occupato per tanti anni, e Luca lo sa, di dare una mano ad una fondazione veneta, che è la Fondazione per la Fibrosi Cistica, che ha sede a Verona, che è una brutta malattia, e allora io so quanto qui viene fatto da quel punto di vista. E so anche, e questo è quello che ti chiedo, qui io immagino che tu abbia in testa, così come un fondo regionale per la protezione civile, anche uno per quella roba lì. Sì Paolo, intanto grazie per il sostegno alla fibrosi cistica, che fra l'altro ha colpito ben due volte la mia famiglia, per cui è una partita che colpisce peraltro per un fatto di genetica di più i veneti oltretutto.
E tu hai detto bene, è una misura della civiltà, però è anche imbarazzante, e tu ne sei giusto cronista quotidianamente, che vedere esponenti del governo che parlano di questi temi e dei problemi del governo e ne parlano come fossero arrivati il giorno prima. Cioè, io vorrei ricordarvi che questi signori che ci governano sono lì dal 12 novembre 2011. Se li sentite parlare, sembra quasi che la roba non sia una roba loro. Sembra che siano arrivati ieri mattina, perché qua nessuno voleva governare l'Italia. E sulla partita dei disabili, ha ragione Paolo Del Debbio, è una partita molto ostica, dove si fanno delle grandi dichiarazioni a livello nazionale, ma dove poi la verità nei fatti è che nei territori non ci sono più risorse. Lo sanno coloro che hanno a casa un disabile, giusto signore? Vedo che applaude. Lo sanno coloro che hanno a casa una persona non autosufficiente, magari ammalata e allettata. Lo sanno tutti coloro che comunque magari non hanno avuto la fortuna nella vita, no? Allora, se è pur vero che il pubblico non può pensare a tutte le nostre esigenze, perché a volte noi siamo anche egoisti, ma è vero che deve pensare alle esigenze di chi non ha avuto fortuna. Allora io penso che la creazione di un fondo regionale, con tutte quelle risorse che avremmo, sarà il minimo. Prima io ti ho detto, tu mi hai detto cosa facciamo? Lavoro, imprese, fiscalità e sociale. Perché quando tu riesci ad intervenire in una famiglia dove c'è un problema sociale, curi il problema sociale ed eviti di avere un depresso dopo da curare. E penso che questo sia la migliore azione che noi possiamo fare. Sai che sei in una regione dove una persona ogni cinque fa volontariato. È per quello che dicevo prima, che so perfettamente quanto volontariamente viene fatto, e quindi immagino che con un fondo regionale dedicato si potrebbe arrivare quasi alla copertura totale di coloro che non ce la fanno. Quindi questo sarebbe una cosa di una bellezza notevole. Ecco, senti Luca, tanto poi ci rivedremo più tardi per fare un appello al voto, ma qui ci abbiamo un amico, Krančić, che nel frattempo che noi parlavamo ha fatto alcune vignette, e quindi pregherei la regia di inquadrarle, così magari con Luca ci divertiamo a dire due parole sulle vignette. Eccole qua. Allora, la prima: ma dopo il referendum non andrete mica via? Paolo, stai serenissimo. Ma non lo dovete dire a me, lo dovete dire a qualche altro giornalista televisivo, con me non avete tanti problemi, ce li ho io magari dentro. Vabbè, lasciamo stare. Referendum contro plebiscito, eccolo lì, il San Marco che scappa, plebiscito del 1866. Vediamo ancora. Sai che fra l'altro la data del 22 ottobre non è stata scelta a caso, perché è l'anniversario del plebiscito oltretutto. Solo che stavolta il plebiscito lo facciamo al contrario. Commenta tu, Luca. Su tutti gli schermi il capolavoro di tutti i tempi, via col Veneto. Ecco. Ma questa la premiamo, questa qui. Questa è... Eccolo qua, Le ali della libertà, da un famoso film che racconta di una liberazione importante, no? Di gente che era stata ingiustamente messa in carcere, e allora giustamente Krančić ce lo riporta sul Veneto, che ha bisogno di una liberazione anche lui. Hai grazie. Grandi? Ce n'hai un'altra? Tutte. Grazie molte. Grazie. Grazie. 22 tante. Ottobre, mi raccomando, 22 ottobre. Un'informazione di servizio. Siccome Paolo devi sapere, scusate un attimo, è una roba seria, devi sapere che noi abbiamo fatto sta legge il 2014, ce l'hanno impugnata, quindi il Veneto va a votare perché è una sentenza della Corte Costituzionale, cioè andiamo, giriamo con la sentenza ormai, perché ci fermano dappertutto. Hanno tentato in tutte le maniere di boicottarci comunque il referendum. L'ultima invenzione è stata quella di dire: non possono utilizzare la tessera elettorale. Sapete perché?
perché ha 20 quadratini liberi da tessere. Se noi facciamo il timbro su un quadratino, abbiamo utilizzato un ventesimo dello spazio della tessera elettorale. Però come si va a votare? Si va nel seggio indicato dalla tessera elettorale con un documento di riconoscimento. E siccome i veneti trasformano le necessità in virtù o i problemi in risorse, abbiamo detto, cavoli, ma il timbro dove lo facciamo? E allora vi ho fatto un bel regalo, vi ho fatto una bella pergamena dove verrà scritto il vostro nome e cognome, la bandiera del Veneto e il timbro che avete votato. Grazie Luca, ci vediamo tra poco. Grazie. Tante, grazie. Bene, allora ora vi faccio vedere un altro servizio che riguarda il vostro leader nazionale, che è anche un mio amico e che si chiama Matteo Salvini. Vediamo il video. Se pensano di bloccarci, rubandoci quello che è il frutto del nostro lavoro, hanno sbagliato a capire. Andiamo avanti più determinati e più arrabbiati di prima. Giudici eletti direttamente dal popolo, sì o no? Proporremo un minimo salariale allora sotto il quale non si può andare, sì o no? La difesa dei prodotti italiani, se serve proteggendoli con dei dazi, sì o no? Daremo mano libera agli uomini e alle donne delle forze dell'ordine per poterci difendere e riportare sicurezza, onestà e pulizia nelle nostre città. Questo è un impegno, ce lo prendiamo sì o no? Io mi impegno e chiedo a voi se siete pronti da oggi a cominciare una lunga e pacifica battaglia per liberare questo paese dalle mafie, dallo sfruttamento, dalla corruzione, dall'invasione clandestina. Siete pronti sì o no? Sì o no? Se voi ci siete, io ci sono, viva la Lega, andiamo a governare! Eccolo qua, Matteo Salvini. Salvini Premier. Allora Matteo, come va? L'ultima volta ti ho visto a Scandicci. Va bene, anche se io ci metterò l'anima perché vada meglio, perché l'ultima notizia che ho commentato prima di salire su questo palco riguarda la follia di un paese che dobbiamo cambiare, e se mi date una mano lo cambiamo, di quella signora di 95 anni terremotata sull'Appennino marchigiano che lo Stato italiano sfratta. E ci sarà una sentenza venerdì prossimo del Tribunale di Macerata per decidere se una 95enne ha diritto di passare gli ultimi anni della sua vita nelle sue montagne, nella casetta di legno costruita a sue spese nel giardino di casa sua, che per lo Stato italiano è abusiva e va abbattuta. O ci pensa al tribunale o dovranno passare sul mio corpo per abbattere la casetta di legno di quella signora di 95 anni. E quindi sono abbastanza carico. A proposito di follie, me ne occuperò lunedì, ma te la voglio dire, non so se hai visto che alcuni sindacati, e lunedì io chiederò se è vero o no, vogliono mettere una tassa per la pensione delle badanti. Questo significherebbe a carico delle famiglie, questo significherebbe immediatamente
un aggravio tra gli 800 e i 1000 euro all'anno, il che vorrebbe dire che chi non può andare in residenze quelle costose non potrà più permettersi neanche la badante. Allora, questo è un fatto grave. Io te lo dico, Matteo, perché da lunedì comincio una battaglia contro questa cosa, la comincio in televisione, e ti prego, vi prego di darmi una mano, la chiederò a tutti, perché mia mamma è stata per tanti anni con una badante. Io ho avuto nella vita fortuna, per cui mi sono potuto permettere di darle una mano e quindi di non farle spendere i soldi della pensione. Altrimenti lei, la badante, non se la poteva permettere, perché aveva 600 e la badante costava 800. In questo caso qui, dimmi te se ora, se questo è il cazzo di momento in cui occuparsi di mettere la tassa sulla badante, con tutti i cazzi che ci abbiamo. No, io non lo so dov'è il punto di ragionamento, Matteo, te lo chiedo veramente, ma te lo chiedo sinceramente, perché l'ho vista oggi, abbiamo cambiato la trasmissione, ho detto occupiamoci di quello, ma è possibile pensare a una roba? Poi c'ho da chiederti altre robe. No, non ho fretta, io ho l'aereo per Bari domani mattina alle 9:30, quindi se non avete fretta voi non ho fretta neanch'io. Io per San Benedetto del Tronto alle 11 domattina. Ma guarda, oggi durante la giornata ho avuto la fortuna di stare con mia figlia, che non vedo quasi mai. Oggi le ho detto: Mirta, oggi non vai all'asilo, stai qualche ora con papà, perché poi per un bel po' di tempo non lo vedi. E l'ho portata al Castello Sforzesco a Milano, perché c'era la riunione degli agricoltori, di un'associazione di agricoltori. C'erano migliaia di agricoltori veneti, lombardi, e sono contento perché hanno riconosciuto le battaglie mie della Lega e ricordano. Un signore mi ha detto, coi calli sulle mani, di quelli che i campi li coltivano: io ricordo nella storia della Repubblica solo un ministro dell'agricoltura, e si chiamava Luca Zaia, perché prima e dopo non ricordo altri che si siano occupati con competenza di agricoltura. Quindi la mattinata è stata bella, anche perché gente del popolo, ho trovato padovani, ho trovato trevigiani, ho trovato ragazzi di Rovigo, e quindi la mattinata mi ha riempito il cuore, perché è l'Italia migliore, quella che non si ferma. Poi però dopo pranzo mi chiama un mio amico che c'ha un negozio a Milano, fa l'artigiano, immagino che qua ci siano tanti artigiani, piccoli imprenditori. Ho detto: Matteo, oggi sai cosa mi è successo? Che mi ha chiamato la banca e non ho più una lira. Mi hanno sequestrato i conti correnti, mi hanno detto che il bancomat e la carta di credito li posso tagliare perché non servono più a nulla, perché Equitalia ha chiamato la banca e io sono rovinato. Il problema è che dopodomani è il compleanno di mia figlia e io non so dove andare a trovare i soldi per comprare il regalo per mia figlia. Questo non è un paese civile dove voglio veder crescere i miei figli, dove la mattina si alza qualcuno in banca o si alza qualcuno di Equitalia, ti chiude il negozio, ti sequestra il conto corrente e ti impedisce di fare il regalo di compleanno a tua figlia. In quelle banche noi vogliamo vederci chiaro, anche perché in Veneto hanno truffato migliaia di risparmiatori e io voglio vedere qualcuno in galera coi beni sequestrati, perché il problema è che quel negoziante domani chiude, ma chi ha rovinato Popolare Vicenza e Veneto Banca viene in Monte Napoleone a Milano a fare shopping con l'autista, perché è intestato tutto al figlio, al cugino, al cognato. Non è normale. E quindi ho voglia di andare a governare nel nome della giustizia, perché chi sbaglia paga. Ieri ero a Torino dai consulenti del lavoro, un impegno che mi prendo con voi come l'ho preso con loro, e costa zero: lasciar lavorare la gente che lavora, cancellare spesometro, redditometro, studi di settore, fatture emesse, fatture ricevute, anticipo IVA, liquidazione, e basta. Dio buono, basta, lascia lavorare la gente che vuole lavorare. Io a sto ragazzo ho detto: se serve ti do una mano, però il problema non è dare una mano a quello che ti conosce, perché quanti milioni di italiani sono vittime del sistema marcio, banche, Equitalia e agenzie delle entrate? Ma non l'avevano abolita Equitalia? Gli ha cambiato il nome il fenomeno di Firenze.
gli ha cambiato il nome, agenzia di riscossione, aveva abolito gli studi di settore, li chiama indicatori di affidabilità, quando devono fotterti trovano il nome, la buona scuola. Una legge che cambiamo come prima è la buona scuola che sta rovinando la scuola italiana. No, prima la Fornero. Quella è la prima in assoluto, quella no. È la prima in assoluto. No, scusa, Lunga vita alla Fornero come donna ma non come legge. No, esatto. No, sennò poi dicono che sono cattivo, no, populista, perché... ribellista. No. A proposito di ribellista, io volevo capire alcune cose, ora non so se è qui il clima giusto per capirle o no, ma siccome mi conosci, io ho bisogno di parlare chiaro. Allora, io ho visto una cosa oggi, ho visto che c'è uno che si chiama Joseph Daul, che è segretario del PPE, che ha detto al Cavaliere Berlusconi e a Forza Italia, voi, col consenso della Merkel, siete il baluardo contro il populismo e il ribellismo in Italia. Allora, io voglio capire, e lo chiedo a te, qui come ci si va alle elezioni in Italia? Cioè, perché che vuol dire siete, chi sono i ribellisti e i populisti in Italia? È 5 Stelle? Allora uno può dire, va bene, vuol mettere da parte i 5 Stelle e ricostruire, ma chi sono questi qua? Cioè, a che gioco si gioca qui? Perché la gente ne ha pieni i coglioni del centrodestra, di capire un po'... No, io lo dico perché è quello che penso. Io lo so, lo dico perché è quello che penso, ma non io, che non conto niente. Andando in giro, no? Dice, allora, che si fa in Italia? C'è un'occasione di vincere. E che intendete fare? Ecco, io lo chiedo a te, Matteo. Da segretario... Ovviamente da segretario della Lega. Da segretario della Lega io farò di tutto per arrivare alle elezioni che penso saranno ai primi di marzo. Preparatevi, questi tirano a campare altri 4-5 mesi, ragazzi. I tre quarti di quelli che ci sono a Roma sanno che non tornano a Roma e se hanno un lavoro devono tornare a lavorare, quindi tireranno fino all'ultimo. E quindi fino ai primi di marzo staranno incollati alla poltrona. Però... siccome Pasqua quest'anno cade il 1° aprile, se facciamo qualcosa di bello quest'anno la Pasqua sarà veramente una Pasqua di resurrezione e di liberazione di questo paese. Quindi va bene anche il calendario, va bene così. Come penso di andarci, rispondendo proprio pane al pane e vino al vino, farò di tutto per portare a governare questo paese la squadra che governa la Regione Veneto. Ho sentito le parole molto concrete di Luca Zaia qua. La formula è quella, la squadra è quella, un centrodestra compatto che lascia fuori dalla porta poltronari e cadregari che hanno tradito, perché chi ti frega una volta ti frega per il resto dei tuoi giorni. Quindi Alfano e Tosi non li voglio più vedere neanche dipinti sul muro. Questo per essere molto, molto chiari. E poi delle dichiarazioni che mi dicevi, quello che mi ha dato un pochino fastidio di questo signore francese che è venuto a spiegarci come si governa l'Italia, che i giornali riportavano che il capo del Partito Popolare Europeo della Merkel avrebbe dato a Berlusconi il nulla osta per governare perfino con la Lega. Non aspetto un signore che arriva da lontano per farmi dare il permesso di vincere in Italia e di cambiare questo paese. Ce lo prendiamo col vostro voto, il vostro consenso, il vostro cuore, la vostra testa, il diritto di andare a governare questo paese. Quindi io ce la metterò tutta, spero che ce la mettano tutta anche gli altri. Guardo questa settimana appunto Marche, Piemonte, stasera Padova, domani Bari, Lecce, Brindisi, domenica Milano, poi domenica sera Genova, lunedì Milano e poi nel pomeriggio Strasburgo. Se il buon Dio mi dà la fortuna e la salute, io non mollo e questo paese lo ripuliamo come un calzino e torniamo a lavorare e torniamo a sorridere e torniamo a sperare. Questo, la speranza, ci hanno rubato la speranza.
spero allora, lo vogliano fare anche gli altri del centrodestra. Come? Questo è quello che vorrei fare io, spero che lo vogliano fare anche gli io, altri. Bisogna che tu parli con loro perché con me ci parlano poco. Allora, oggi l'ho chiamato per gli auguri di buon compleanno. Bravo Matteo, io no. Allora, dicevo questo. Dunque, c'è stato in questa settimana una cosa che mi ha dato un po' fastidio, che è questa. Il Presidente della Repubblica francese, Macron, è andato alla Sorbona, ha fatto una lezione, ha detto come vorrebbe che fossero cambiati i trattati e in Italia, come un gruppo di pecoroni che neanche in Garfagnana si vedono. Garfagnana è una zona della Toscana dove ci sono le pecore più stupide d'Europa. Cioè, fanno il formaggio buono, ma sono cretine e c'è nulla da fare, perché sono meno intelligenti di altre pecore. Non è che la pecora di per sé sia intelligentissima, ma quelle lì sono più cretine di quegli altri. Ecco, mi è sembrato che la stampa, tutto stripato, come se avesse detto delle cose pazzesche. Allora, ha detto alcune cose anche condivisibili, ma che vengono dette in Italia da qualche annetto. Oh, benissimo. Allora, io dico, invece di starsi a far dire da Joseph Daul, eccetera, eccetera, cioè, visto che c'è un popolo di centrodestra in Italia che ha la maggioranza, già ad oggi, la maggioranza degli elettori è di centrodestra in Italia, in questo paese qui, non solo in Veneto, anche, lo sanno tutti, ok? Ha la maggioranza. E siccome probabilmente quelle cose che tu dici da anni, a parte l'euro, sul quale si può discutere, non discutere, eccetera, ma tutto il resto della ristrutturazione europea, quando arriva il momento che lo diciamo noi in Europa, che Europa che vogliamo? Ma purtroppo gli ultimi governi sono stati telecomandati da Bruxelles e da Berlino, perché Monti, Letta, Renzi e Gentiloni sono stati degli scendiletto perché l'Europa ammazzasse quello che rimane dell'industria e dell'agricoltura italiana. Sono andati là col cappello in mano, detto lasciateci governare, non rompeteci le scatole, ci riempivano di centinaia di migliaia di immigrati. Quante trasmissioni abbiamo fatto, Paolo, sui problemi legati all'immigrazione? E ogni volta da sinistra mi dicevano, è un fenomeno inarrestabile, è un fenomeno epocale, è un'emergenza, non si può ridurre. Quest'estate si sono svegliati, Renzi ha dovuto scrivere un libro per rendersi conto che bisogna aiutarli a casa loro, e il ministro dell'interno ha iniziato a bloccare le navi delle ONG che aiutavano gli scafisti e facevano quattrini sulla pelle di questi disgraziati, e miracolosamente gli sbarchi sono diminuiti. Quindi questo vale per lo Ius Soli. L'abbiamo bloccato lo Ius Soli in 30 su 900 facendo le barricate in Parlamento, e adesso Renzi e Alfano hanno detto sì, forse non è il caso, forse non è il caso. Quindi anche a me dà fastidio l'ha che Macron... L'ha detto anche la Boschi. L'ha detto anche la Boschi che non è il caso. No, l'ho letto. Lo dico mica perché... Madre Maria Elena Boschi. Vabbè. Guai a chi mette in discussione la moralità e l'esperienza bancaria della famiglia. Però, vabbè, ognuno è esperto in alcune branche dell'economia e quindi... A me non dà fastidio se Macron dice con anni di ritardo quello che diciamo noi, a me dà fastidio che lo stiano osannando quelli che mi davano del populista e del cretino fino a ieri. Questo è il punto. Quelli che sul Corriere, sulla Repubblica, sul Sole 24 Ore, sulla Rai, ovunque, non si può, no, rivedere i trattati europei no, perché mette in discussione l'Europa. L'Europa è un condominio, io la spiego così a mio figlio, è come un condominio con 10 condomini, noi siamo uno dei condomini, noi paghiamo ogni anno, voi, ogni anno paghiamo al condominio 8 miliardi di euro di spese condominiali, perché l'Europa non è gratis. Come il Veneto e la Lombardia perdono dei soldi nei confronti dello Stato centrale,
l'Italia perde dei soldi nei confronti dell'Europa. Noi paghiamo 8 miliardi di euro all'anno di spese condominiali e stiamo al terzo piano. E da 3 anni l'ascensore non arriva al terzo piano, si ferma al secondo. E a noi del terzo piano nessuno porta via l'immondizia e abbiamo gli scarafaggi sul pianerottolo. E io ti pago un anno, ti pago 2 anni, al terzo anno arrivo all'assemblea condominiale e dico: scusate, io del terzo piano pago 8 miliardi, non mi raccolgono l'immondizia, non funziona l'ascensore, c'ho gli scarafaggi, o cambiamo l'amministratore del condominio o smetto di pagare. E si alza uno e mi dice: no, perché noi siamo europeisti, le regole del condominio non si discutono. È un par di palle, le regole del condominio non si discutono. Se io ti pago e non mi dai il servizio, è questa l'Europa. L'Europa che noi porteremo a casa andando a trattare a Bruxelles è un'Europa che fa poche cose e le fa bene, che difende i confini seriamente, ma la smette di riempirci di olio tunisino, arance marocchine, latte in polvere della Polonia, è il riso della Cambogia, è il grano ai pesticidi dal Canada, la carne agli ormoni. Sull'agricoltura lascia fare a noi, sulla pesca lascia fare a noi, sulle banche hanno fatto una direttiva contro cui solo la Lega ha votato, bail-in. Noi dicemmo: è una fregatura per i risparmiatori italiani, taci, populista, cretino, leghista, xenofobo e razzista. Adesso Renzi ha detto che la direttiva sulle banche va cambiata. Intanto hanno truffato centinaia di migliaia di persone, quindi noi andiamo là da seconda potenza industriale europea, ma io aggiungo l'Italia, che è fondata sugli artigiani, sulla piccola e media impresa, sulla ricerca, sulla fantasia, sulla bellezza, che ha i laghi più belli del mondo, le montagne più belle del mondo, i mari più belli del mondo, vale molto più della Germania se ci lasciano lavorare senza rompere le scatole, se lasciano che i nostri ragazzi rimangano qua. Quindi andiamo in Europa a chiedere: cambiamo le regole del condominio? Ci sono due possibilità. Mi dicono sì, vabbè, allora discutiamone. Mi dicono no, se voi siete d'accordo, da Presidente del Consiglio, io smetto di pagare le spese condominiali. Perché devo darti 8 miliardi in cambio di niente? Questo è. Chiarissimo. Matteo, volevo prima di terminare affrontare altre due questioni che mi sembrano molto rilevanti sia a livello regionale e quindi eventualmente se ci fosse un'autonomia maggiore in Veneto sarebbe da questo punto di vista importante. Le cose è questa, non è un tema nuovo che tu conosci bene. Ci sono in circolazione nelle nostre scuole in Italia 46 manuali, cioè libri di scuola, che sono adottati ufficialmente, che quindi vengono acquistati ufficialmente dalle scuole medie e superiori e in alcuni casi anche nelle elementari, dove ci sono indicati ai bambini o ai ragazzini, ma anche ai bambini, nella educazione sessuale non due possibilità, uomo e donna, ma 6 possibilità, uomo, donna, transgender, e ce n'è una sesta che è che uno nella vita può non solo scegliere contro natura, ma anche cambiare più volte. Ok? Allora, questi sono manuali adottati nella scuola pubblica italiana in circolazione in Italia, ok? Pagati dalle scuole e adottati dai professori. Allora qui Matteo non è che diciamo c'è una posizione intermedia, è questo che voglio dire, ce n'è una e ce n'è un'altra. Prego. Il sì del 22 ottobre è importante, vi prego in queste 3 settimane di essere apostoli di questo messaggio, non solo per Ischei, per i soldi, ma soprattutto per i valori, per il modello di società che abbiamo in testa.
Mi permetto di dire che il denaro viene un passo dopo rispetto all'idea di futuro che abbiamo in testa. E siccome tertium non datur su questo, se vince il sì in Veneto e in Lombardia, io chiederò ai governatori che si tolgano le mani dai bambini, perché esiste la mamma ed esiste il papà. Non esistono altre cose. Preciso, con questo non voglio entrare in camera da letto di nessuno. Se lo Stato non deve entrare in negozio con gli studi di settore, men che meno Salvini, Zaia o il governo entrano in camera da letto. Sotto questo tendone ci sono più di 1000 persone. Apro e chiudo la parentesi. Grazie, perché siete voi che mi date e ci date la forza di alzarsi ogni mattina e di girare come matti, perché invece di stare a casa con le mogli, con i figli e con i mariti siete qua. Però di queste 1000 persone io sono sicuro che ci sono eterosessuali, omosessuali, non mi interessa. Uno uscito di qua non mi interessa se torna a casa con un ragazzo, con una ragazza. Nel rispetto della legge, nel rispetto del prossimo, ognuno vive la sua vita privata come vuole e con chi vuole. Però, e quindi discriminare sul posto di lavoro se sei etero, se sei gay, è una follia. Però alcuni paletti li metto, e il sì per me vuol dire che il matrimonio è fra un uomo e una donna, il bimbo viene adottato se ci sono una mamma e un papà. Perché a me l'utero in affitto, il bambino in vendita, il bambino in affitto, la nonna comprata, scambiata col cugino, del cognato, della nipote, della sorella, mi fa schifo. Perché a me quelli che dicono sono diventato papà affittando un utero in India, comprando un ovulo negli Stati Uniti per soddisfare il proprio egoismo di adulto sulla pelle del bambino, a me fanno pena. Questo ci tengo a... E quegli insegnanti che pensano di essere più moderni. Io ho provato anche sulla mia pelle a sentir dire a dei bambini di 5-6 anni, e io ci ho anche discusso serenamente ma convintamente, perché c'era una pseudo insegnante che voleva convincermi che però non è giusto che le bambine giochino con le bambole e i maschietti parlino di calcio, perché poi li condizioni, e quindi è giusto che i maschietti giochino con le bambole e le bambine parlino di calcio. Questi non dovrebbero educare dei bambini, questi hanno sbagliato mestiere, questi hanno sbagliato pianeta, hanno sbagliato... C'era una che voleva convincermi che non va più raccontata la fiaba di Cenerentola perché è sessista e discriminatoria. Qua quante donne sono cresciute tarate e menomate perché sono state frustrate dalla tragica vicenda di Cenerentola, e poi ci vogliamo mettere la piccola fiammiferaia, ma ci vogliamo mettere Biancaneve che aveva addirittura 7 nani. E quindi bisogna cambiare, perché sti 7 nani, ma saranno etero o saranno gay? E quindi Mammolo, e quindi Pisolo. Ma Pisolo, che identità sessuale aveva Pisolo? Ho delle idee. Ecco. Quindi vi rendete conto della follia? Io rispetto e adoro le diversità, adoro le differenze. Il buon Dio ci ha fatti diversi, non dico migliori, ma diversi gli uni dagli altri. Ma giù le mani dai bambini, lasciamo che le bambine crescano da bambine e che i bambini crescano da bambini, altrimenti a proposito di altrimenti fiamme... arriviamo all'Arabia Saudita, dove sono arrivati nel 2017 con un regio decreto a permettere alle donne di guidare la macchina. Perché poi il bello è che a sinistra, quando ci fanno la morale perché noi discriminiamo, favoriscono un'immigrazione islamica per la cui subcultura la donna vale meno dell'uomo,
È per questo che io non voglio le moschee nel mio paese, perché la donna vale esattamente quanto vale l'uomo, se non qualcosa in più. Questo è. Bene, ci avviamo alla conclusione. Io vi volevo dire, a proposito di fiabe, che sono nato a Lucca e a Lucca c'è vicino Collodi e a Collodi c'è nato Pinocchio. E per il mestiere che faccio io è molto utile, perché io un bugiardo lo riconosco subito, perché noi da piccoli siamo stati abituati col naso che cresceva. E quindi a Quinta Colonna, insomma, mi faccio un'idea. Bene Matteo, allora io farei così, se sei d'accordo. Richiamerei su Zaia i consiglieri regionali che sono presenti, gli assessori, eccetera, in modo che facciamo un appello tutti insieme. Fate per il referendum. Fate un applauso alla meravigliosa squadra che governa in maniera eccezionale la Regione Veneto, allora, che io domani porto in Puglia come modello di buon governo a livello nazionale. Allora, se torna su Luca Zaia, gli assessori e consiglieri regionali presenti, visto che lì che mangiano e che bevono... Vi chiedo una cortesia, per l'appello, ecco, finale, eccole, alzatevi in piedi e venite qua sotto, dai, stiamo più vicini. Tanto non devo dire occhio al portafogli perché non vedo Romy in giro, quindi possiamo anche star vicini. Ecco, prego, prego. Allora, prima di lanciare l'appello, Matteo, prima di lanciare l'appello, vediamo l'ultima vignetta fatta dal nostro Crancic, se ci viene una telecamera a inquadrarla, ce l'abbiamo? Sì, eccola, ce la inquadra e la leggiamo, eccola qua, vediamo un po', no, questo si sa, aspetta. Eccola qua, vediamo un po' più grande, se la zoom un po'. La Boschi ha detto di non insistere con lo Ius Soli, intendeva lo Ius Soldi. Grazie a Crancic. Prego Matteo. Ma io cedo il microfono a Luca, posso solo dire che sono... orgoglioso e fortunato, perché bisogna nella vita essere fortunati, perché ho l'onore di essere segretario della Lega in un momento storico dopo 30 anni di fatiche e di battaglie in cui si aprono i seggi nelle scuole per dire sì o no alla nostra autonomia. E quindi dedico il 22 ottobre ai tanti militanti conosciuti in questi anni che non ci sono più e ci stanno seguendo da lassù, perché questa sarà una vittoria anche e soprattutto per loro. Convincimi, non so cosa fare il 22 ottobre da milanese, non ho ancora deciso. Allora cambia la residenza. Beh, avremo un bel voto, comunque l'ho detto prima, adotta un Veneto o adotta una Veneta, ma così simpaticamente, dalle 7 del mattino alle ore 23 si va sul seggio indicato nella tessera elettorale con documento di riconoscimento. Andateci perché deve essere un fiume in piena. Grazie, buona serata a tutti, grazie. Ecco, voglio se mi permettete, voglio ringraziarvi per l'ospitalità che mi avete tributato, grazie. E voglio ringraziare Andrea Ostellari e Chantal Fantuzzi che hanno condotto egregiamente questa serata, mi hanno mandato una scaletta che neanche a Quinta Colonna ce l'ho così precisa, questo vuol dire che è stato organizzato bene, e dove si organizza bene vuol dire che ci si mette il cuore. Complimenti e in bocca al lupo, buona serata. E noi facciamo un grande applauso a Paolo Del Debbio per la sua conduzione, la sua partecipazione alla Gaetana 2017. Ovviamente grazie a tutti voi, ci vediamo domani, perché anche domani avremo una bella serata.
Grazie, a domani, ciao. Grazie a tutti e grazie a Andrea Ostellari, grazie a tutti voi. A domani. Come on, come on, come on.